L'Italia è un paese di innovatori. A differenza di altre economie europee dove il contributo delle grandi aziende è preponderante, in Italia si osserva un sostanziale equilibrio tra le risorse investite in innovazione. Sul totale della spesa per innovazione delle imprese italiane, superiore a 15,9 miliardi di euro, ben 7,8 miliardi sono a carico delle piccole e medie imprese. Un dato rilevante, soprattutto se paragonato con quello della Germania, dove le PMI hanno investito in innovazione 9,3 miliardi di euro su un totale di 70 miliardi di euro. Anche in termini di quota di imprese innovative, il sistema produttivo nazionale si posiziona avanti rispetto alla media dell'Unione Europea. Innova il 56,3% delle imprese italiane, incidenza superiore a quella dell'Unione Europea, meno 27, pari al 52,9%. In un mondo in cui tecnologie e voli low cost hanno reso più labili i confini, gli imprenditori vanno dove trovano le condizioni migliori. E gli stati fanno a gara per accaparrarseli. L'Italia è uno di questi e ha introdotto molte misure a sostegno della nascita di nuove imprese. Nel 2012 il governo ha varato leggi che semplificano l'avvio di una startup e ha introdotto la figura della startup innovativa, una società con alta vocazione tecnologica che può accedere a molteplici benefici sia fiscali che strutturali. In giugno 2014 ha lanciato lo Startup Visa, il sistema più semplificato in Europa finalizzato ad incentivare ed attrarre imprenditori e società straniere in Italia. A febbraio 2015, infine, ha pubblicato il regolamento relativo a crowdfunding, battendo sul tempo anche gli Stati Uniti. Si tratta del primo riferimento normativo di questo genere in Europa. Dal punto di vista delle iniziative che il governo ha messo in piedi in questi ultimi tempi a favore del settore, ci sono anche le iniziative volte a coinvolgere o a facilitare la partecipazione a fondi venture capital e private equity da parte di fondi pensione e di altri investitori istituzionali, per cui una serie di iniziative volte a semplificare o permettere semplicemente l'accesso, l'investimento da parte di questi investitori istituzionali anche a fondi di private equity venture capital italiani sono sicuramente un segno molto forte del volontà e dell'intenzione del governo di fare il possibile per stimolare la creazione, lo sviluppo e la capitalizzazione di fonti di finanziamento nuove che possano dare un nuovo stimolo all'imprenditorialità italiana. L'Italia oggi si è dotata da alcuni anni del set normativo, del pacchetto normativo credo più avanzato e sofisticato che esista sul campo delle start-up in Europa, o comunque uno dei più articolati sicuramente, che ha affrontato non solo il tema degli investimenti, anzi forse quello è stato forse uno dei temi ancora poco affrontati, diciamo, a livello del pacchetto normativo e forse non era neanche la sede corretta. Questo set di norme però sicuramente sta facendo molto bene alle startup in Italia da due punti di vista. Primo, oggi ci sono delle cose che prima non c'erano e rendevano effettivamente più svantaggioso fare una startup in Italia. Queste cose oggi non esistono più. Si possono costruire delle SRL semplificate molto rapidamente, si possono applicare le stesse norme di una SPA, una SRL, quindi con costi molto limitati avere una governance stile internazionale anglosassone, le classi di azioni, c'è una legge sul labor molto favorevole alle startup, ci sono incentivi fiscali, c'è l'equity crowdfunding, c'è tutto un pacchetto della startup visa, un fast track per chi fuori dell'Unione Europea voglia venire a fare la propria startup o partecipare a una startup italiana ha un track rapido per avere accesso al visto d'ingresso. Insomma, è un tema che è stato affrontato guardando a tutti i vari elementi e di tutti si è migliorato qualcosa. Siamo la prima nazione al mondo che ha emesso un regolamento per l'equity crowdfunding. È un percorso che si è iniziato di attenzione al mondo dell'imprenditorialità innovativa e giovanile, è giusto continuare su questa strada e questa è la direzione per cui effettivamente l'Italia ha tanto da offrire al resto del mondo.